Nel cuore di ogni vero romano vi è spazio solo per tre cose: patria, famiglia ed orgoglio. Un orgoglio che il popolo italico sta pagando a caro prezzo. A Roma, le matrone dell'urbe si ritrovano sotto l'altare della patria, divenuto per volere suo nuovo luogo di culto. Effigi mussoliniane sono presenti ovunque. Il popolo rende omaggio. Dal fronte orientale, notizie sconvolgenti. Il generale Inverno miete vittime da entrambe le parti, ma la geniale scelta di schierare il carro segreto Cesare, il Cataphract Mortis, sta ribaltando le sorti di una guerra che aveva iniziato a prendere pieghe spiacevoli. Lui, per la prima volta, si mostrò in pubblico con sua moglie e anche con Claretta. La folla era esaltata. Non si era mai visto un politico con due compagne. In un annuncio alla folla, il duce dell'impero incentivò la poligamia perché la procreazione multipla serviva allo sforzo bellico. Non potete immaginare il grido di gioia dei migliaia di giovani camerati accorsi da ogni parte dell'impero. Chissà che i momenti di intimità possano riscaldare le ossa e gli animi degli italiani al fronte. L'inverno è arrivato e lui è congelato. Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro dictator Lorenz. La guerra in Russia impervia. E lui è più famelico che mai. Signori, oggi integriamo per la prima volta i nostri Cataphract Mortis e lo andremo a fare integrandoli proprio nelle divisioni di fanteria. Eh sì, signori, Quanti ne abbiamo di Cataphract Mortis, Super Heavy Tank? Dove sono quei Super Heavy Tank? Passano come Heavy. Mi sa che passano come Heavy. Sì, in teoria dovrebbe essere questo il Cataphract Mortis. Fammi controllare. Lui Cesare. Sì, è proprio lui. Allora, andiamo ad assegnare... Io direi un bel Cataphract Mortis per ogni divisione. Tanto vanno uguali, quindi non è che... E questo dovrebbe comunque alzare l'armor di queste divisioni in maniera spaventosa. È praticamente un cheat legalizzato, mio signore. Esatto, ne mettiamo una e a sto punto io toglierei anche un cannone anticarro. Perché a quel punto abbiamo comunque dentro i Cataphract Mortis nelle nostre divisioni di fanteria. Don't try this at home. Ok. Io direi che possiamo iniziare ad andare. Ok, qua abbiamo probabilmente dei problemi di supply. Io ho messo dell'air supply in questa zona. Bisognerà vedere se il MES ce la farà. Dov'è la loro capitale? L'hanno spostata a Vladivostok? L'hanno spostata a Vladivostok, i porci. I porci suini l'hanno spostata a Vladivostok. E anche Guerrilla Fighter si è preso Badoglio. Mio signore. Badoglio, it's fucked OP. Pronto. Vai, Baduz. Che poi questo in realtà è il Praska. Va bene, io continuerò a chiamarlo. Continuerò a chiamarlo Badoglio. Attento. Senti, ma i russi hanno... Ce la fanno i russi? Ho catturato un operativo sovietico. Molto bene. Molto, molto, molto bene. Molto, molto, molto bene. Dai che qua. Sì, signore. Non possiamo assegnargliela. Cosa vuole la Grecia? La Grecia ci vuole dare delle advanced artillery. Il cannone questo povero cannone ferroviario, noi potremmo... Brescia Small Army Industry. Ok. Vai con l'Alfa Romeo Production. E noi possiamo, attenzione ragazzi, recuperare... Minchia la Giuseppina.
Minchia la Giuseppina! 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 Allora, non possiamo fare il target qua, eh? Ma vediamo un po' che cosa possiamo fare qua. Minchia, Pietro Koch. E collaudiamo anche la Giuseppina. Minchia, il Pietro Koch. Procede intanto alla ricerca dei nostri incredibili. Ma perché Badoglio non avanza? Perché è inverno? Badoglio! Sveglia! L'italico splendore se ne sbatte dell'inverno. Avanti. Possiamo pensare di alleggerire un po'. Alleggeriamo un po' il fronte. Togliamo 24 divisioni. Siamo nel 45, la guerra con la Russia non è ancora finita, mio signore. I russi tengono. Rastari, rustaio, la 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 la. Lui è cantante. Allora, noi possiamo modificare il nostro infantry equipment e prendere quello autarchico. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo delle nuove armored car. Queste meccanizzate noi dobbiamo iniziare anche a produrle. No. Gli anti-tank possiamo ridurli, per esempio. Abbiamo un quantitativo spaventoso di anti-tank, raga. Ne abbiamo un quantitativo spaventoso. Medium airframe. Noi potremmo pensare di mettergli i due cannon. Due cannoni e delle machine gun. Due heavy machine gun. Sì. Esatto. Esatto, e modifichiamo anche questo. Perfetto, abbiamo potenziato i nostri caccia all'inverosimile, ma adesso dobbiamo attendere semplicemente l'arrivo di quelli nuovi. Allora, intanto pronto, le signori. Divisioni ormai stagionate, direi. Possiamo dire stagionate? Direi di sì. Seasoned. Le portiamo sotto. Noi abbiamo un war goal sulla Svizzera, che però è garantita da Inghilterra e Francia. E noi qua dobbiamo sbarcare. Dobbiamo in qualche modo provare a sbarcare. Ma è impossibile sbarcare lì, cioè sarebbe un viaggio infinito. Ma noi possiamo provare a farlo. Attento. Noi possiamo provare a farlo. Ci servono degli eroi. Ordini. Allora, voi no, andate qua. Questi 10, attenzione, venite. Ma tanto non ce la faremo mai a coprire tutti i quadranti qui. Non ce la faremo praticamente mai. Quanto ci vorrebbe per sbarcare qua?
Semplicemente 70 giorni. Semplicemente 70 giorni. Il problema adesso sarà piazzare la regia marina. Questo è il problema. Questo è il problema. Allora, attenzione. Voi. Noia facciamo, eh. Noia facciamo, anche perché dobbiamo fare... Esatto. Qui siamo qui abbiamo roba ostile. Qui abbiamo roba ostile. Abbiamo roba ostile. Voi. Ok. È incredibile questa cosa, mio signore. Vediamo se se ci danno i docking rights i giapponesi. Pronto all'azione. Ah, noi fino a qua riusciamo ad avere, riusciamo a dislocare la flotta. Formazione. Ordini. Noi fino a lì ce la facciamo. Pronto. Egeo. E nel Sea of Japan. Nell'Egeo e nel Sea of Japan. Eh sì, qua non ce l'abbiamo. Infatti, sto grande povco. Sto grande povco. Ok, e nel Mar of Japan. Lì bisognerà vedere però, perché... Come si andrà a dislocarsi lui nel Sea of Japan? Mamma mia, signori. Marina italiana... Marina italiana incredibile. Operazioni globali della Marina italiana. Ma intanto in Russia come va? In Russia si muore. Attento. In Russia si muore. Pronto, signore. Vai coi jet engine. Allora, noi dobbiamo costruire in Spagna. Dobbiamo costruire in Spagna. Dobbiamo costruire in Spagna. Guarda che roba qua. Questi hanno fatto proprio il vallo pirenaico che noi da bastardi andiamo a tirare su. Perfetto. Ottimo. Keep specialization. No, specializziamoci. Specializziamoci, specializziamoci. Ok. Sì, signore.
Dai, veloci. Pronto. Ok. Mamma mia, ragazzi, qua. Nationalist Spain, aumentiamo la produzione. Perfetto. Ok, riusciamo a sostenere tutto il nostro sforzo bellico. Allora, non riusciamo ad infiltrarci da qualche parte. Noi abbiamo iniziato a preparare cose autarchiche. Vai! È la banda Koch. Sì, signore. Attento. Ah, senti, sai cosa ti dico? Tornate anche voi sul fronte, iniziate a pushare un pochino di più. Ok, vai con la specializzazione. Thermo Jet Research. Vai. Thermo Jet Research. Noi abbiamo missione di lui? No. Mamma mia. Vai con i War Bonds. Vai, la corsa, abbiamo iniziato la corsa alla nucleare, ragazzi, eh? Corsa alla nucleare con gli Stati Uniti. Attenzione. Attenzione. Mio signore, qua i morti, ragazzi. Quanti morti. Quanti morti. Dai, raga, l'esercito russo è al collasso, eh. Non gli va più. Non gli va più. Attento. Non gli va più l'esercito russo, eh. Non gli va più. Esatto. Pronto. Dov'è? Comandi. Attenzione, è partito lo sbarco a Vladivostok. È partito lo sbarco a Vladivostok. Degli eroi. Degli eroi. Vediamo se ce la faranno. Ok, abbiamo le mechanized sperimentali. Attenzione, sono vicino alle coste del Giappone. Lo sbarco più lungo che il mondo abbia mai visto, cioè D-Day, spostati. Vediamo se ce la facciamo. E sono sbarcati. E sono sbarcati. E sono sbarcati. E sono sbarcati, attenzione. Caduta Vladivostok. Dove è stata spostata la Capitals? Attenzione. Attenzione. Nulla possono fare. Nulla possono fare questi carri, ragazzi. A cartellare, a randellare. Avanti. Usate ste cazzo di ferrovie. Usate ste cazzo di... Che non ci sono, ovviamente, perché saranno andate. Deve andar giù la Russia! Mi sto incavolando come una belva! Come una belva!
questo è infattibile. Vediamo se riusciamo in qualche modo a fare una missione di blueprint steering agli inglesi. Sarebbe molto interessante vedere se riusciamo a fare una roba del genere. Oddio, ha farmato l'adaptable, vecchiarelli. Wow! Wow, ha farmato l'adaptable. Oh, quello è tanta roba, L'adaptable, raga, è tanta roba. Il War Austerity Train. Lui. Il War Austerity Train. Ok. Dai, cacchio, Unione Sovietica del Ciula. Ti vuoi muovere? Dov'è sta capitale adesso? Mi spiegate dove cazzo ho spostato la capitale? Se posso sapere dov'è? Kumansk. Comandi. È a Murmansk. È a Murmansk. Dai che andiamo a Murmansk. Dai che andiamo a Murmansk. Su. Qua sono solo steppe, non c'è niente. Sono tutti morti. Pronto, signore. Sono tutti morti. Attento. C'è il nulla cosmico lì. Ordini. Dai. Dai. Sì, signore. Avanti. Avanzate. Avanzare. Avanzare. Comandi. Avanzare. Formazione. Dai. Comandi. Formazione. Dai. Scoppiati. Avanzate. Verso Murmansk. Dio signore, aiutami. Attento. Vai a Sverdosk. Pronto. Smerdosk. Attento. Ok. Attaccare questi, dai. Ordini. Dai. Melitopol. Pronto all'azione. Preparatevi. Ordini. Pronto. Mi servono dei carri del MES per andare là sopra, se no non ci arriveremo mai. Comandi. Attento. Mi serve che voi andiate qua. Volete correre e muovervi anche ad andare su lì. Perfetto. Tanto qua c'è il MES che sta combinando qualche crimine di guerra. Ok. Andiamo. Ok. Ok. Dai. Cazzo. Ma non vuole. 40 su 40. Dai. Dai che sono morti. Dai che sono morti sti stronzi. Dai che sono morti. Sì, signore. Avanzate. Dai che sono morti. Avanzate. Sì, signore. Pronto, signore. Dai, su. Dai, cacchio. Che qua gli abbiamo. Qua gli abbiamo ucciso anche. Tutto, gli abbiamo massacrato tutto. Devo portare messe. Ci devo portare messe, Leonardo. Ho già capito. Ho già capito. Perché questi qua sono rincoglioniti. Sono rincoglioniti. Non sono usciti dei carretti nuovi intanto? Sì, qua c'è un carretto leggero, sì, nuovo. Vieni qua.
Tu vieni qua. Vieni qua. Sì! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Finalmente! 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 Non era possibile una cosa del genere! Ah! Sì! Oddio, che bello! Oh mio Dio, che bello! Oh mio Dio, che bello! Allora, io direi... L'Europa, prima di tutto. L'Europa, prima di tutto. Questo è importante. Poi direi, facciamoci la Crimea. Il Caucaso. Andiamo a rosicchiare di qua. Ok. Cos'è sta roba? Ma che cos'è che vuole contestare sto imbecille? Le nazioni del Baltico ci prendiamo. Io direi che come Limes potrebbe... Potrebbe anche essere buono questo. Noi potremmo a sto punto... arrivare a San Pietroburgo, che diciamo è un po' la Russia civilizzata. E noi potremmo fermarci agli Urali. Noi potremmo fermarci qui agli Urali. Come confine. E per il resto io direi che farei un... un change government. Io forzerei a diventare... a diventare fascista. Esatto. Allora, vediamo un po' se possiamo...
No. Per me va bene così la pace. Per me va bene così. E attenzione, si è formato il Russian Empire. Ok. Signori, è finita la sanguinosissima guerra con la Russia. Adesso il Russian Empire potrebbe diventare nostro amico. Chi è salito? Razayevsky. Ok. Allora, vittoria con la Russia. Noi siamo quasi arrivati al nostro obiettivo malefico, che è quello di conquistare tutta l'Europa. Nel prossimo episodio vedremo se saremo in grado di muovere guerra contro la perfida Albione, eliminare la Francia e sistemare, riunificare così il continente europeo. Detto questo, mi scuso se l'appuntamento è stato doppio, ma oggi davvero dovevamo finire la Russia e poi dovevamo recuperare questi 4 giorni senza lui. Io vi ringrazio tantissimo della compagnia e vi do appuntamento nel prossimo episodio. Ciao belli, lui è imperiale.